Lunedì 3 ottobre 2016, buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova edizione di Milano All News. Io sono Andrea Baldeschi e ora vediamo i fatti principali di Milano e della città metropolitana. Nella notte tra sabato e domenica, intorno all'una e mezza, il bar I 5 Gradini in viale Regina Giovanna 36 è esploso provocando 11 feriti, tra cui anche un giovane di 13 anni. Le vittime sono state trasportate in diversi ospedali della città e sono già state tutte dimesse dopo alcune ore di osservazione. Lo stabile è dichiarato agibile dai vigili del fuoco e le famiglie che erano state evacuate sono potute rientrare nelle proprie dimore. Ancora incerta l'origine dell'esplosione, che sicuramente è avvenuta all'interno del bar, dato che la saracinesca è divelta verso l'esterno. Il bar è stato sottoposto a sequestro giudiziario e la polizia non ha escluso nessuna ipotesi, neppure l'atto doloso. Il personale della scientifica è ora al lavoro per raccogliere elementi utili a capire le dinamiche di quanto avvenuto. All'indomani della morte del fondatore e patron del gruppo Esselunga, Bernardo Caprotti, l'azienda ha deciso di chiudere tutti i propri supermercati in segno di lutto. Da sabato mattina è stato infatti diffuso in tutti i supermercati della catena un comunicato audio che ha annunciato la chiusura nella giornata di oggi. Come ha dichiarato la moglie Giuliana, i funerali del dottore, così come lo chiamavano in azienda, si terranno in forma strettamente privata. Bernardo Caprotti è deceduto lo scorso venerdì 30 settembre all'età di 90 anni, in giorni cruciali per il futuro della catena, in cerca di un acquirente attraverso la mediazione della società di Citigroup. Si stringe ulteriormente la cerchia dei veicoli ammessi nell'area C. Il comune di Milano è pronto a vietare l'accesso anche agli Euro 4 diesel e a far scattare il pagamento del ticket anche per i veicoli alimentati a metano e GPL. Alla fine dell'anno scadranno infatti le proroghe decise dalla precedente amministrazione e si potrà allora procedere all'introduzione delle nuove normative. L'accesso all'area interna della cerchia dei bestioni continuerà invece ad essere completamente gratuita per i mezzi elettrici, ibridi, per i disabili e per i veicoli diretti al pronto soccorso, mentre tutti gli altri saranno costretti al pagamento di un pedaggio. L'iniziativa, come ha spiegato l'assessore alla mobilità e all'ambiente Marco Granelli, mira ad incentivare l'accesso al centro città dei veicoli più inquinanti. E proseguiamo con una notizia che vi abbiamo già dato questa mattina sui trasporti pubblici. La linea 72, a partire appunto da questa mattina e per i prossimi 10 giorni, ha modificato il suo regolare percorso a causa dei lavori stradali in via Rasario. Nello specifico, in direzione Molino Dorino M1, l'autobus seguirà il solito tragitto fino a via Novara, dopodiché, invece di proseguire dritto, svolterà in via Silla per poi riprendere il regolare percorso dopo l'intersezione con via Rasario. In direzione San Siro Stadio M5, invece, il percorso non subirà alcuna variazione. Saranno soppresse per tutta la durata dei lavori le fermate di via Novara dopo via Silla e prima di via Turbigo, quella di via Zanzottera prima di via Rasario e quella di via Rasario prima di via Silla. Le fermate provvisorie saranno collocate in via Novara prima di via Silla, in via Silla 124 dopo via Rasario e sempre in via Silla dopo via Fratelli Morelli. Questa mattina alle ore 11:30, quindi fra poco, sarà inaugurato presso il parco Robinson in via Famagosta il nuovo campo da basket coperto, ricavato dalla struttura che Coca-Cola, scusatemi, ha realizzato per Expo e che ha in seguito deciso di donare alla città. Alla cerimonia di inaugurazione saranno presenti il sindaco Giuseppe Sala e il direttore generale di Coca-Cola, Eugenia Stoichkova. Insieme a loro anche l'assessore al turismo, sport e tempo libero, Roberta Guainieri. In seguito all'occasione dell'apertura del nuovo campo sportivo sarà allestita anche una speciale area dedicata all'animazione per bambini e ragazzi, in cui il programma di attività proseguirà anche nel pomeriggio. Il comune di Milano sta lavorando ad una proposta per evitare i disagi dei cittadini causati dai rumori e dalla sporcizia che si creano durante le feste delle comunità sudamericane in diversi parchi del capoluogo lombardo. Il progetto dell'assessore alla sicurezza Carmela Rozza prevede l'allestimento di zone isolate da attrezzare come aree picnic all'interno degli spazi verdi della città, come suggerito anche da diversi consiglieri municipali che riportano le lamentele dei cittadini. L'iniziativa di Palazzo Marino prevede un patto con le comunità sudamericane per sensibilizzarle ad un uso più consapevole e rispettoso dell'ambiente, con l'obiettivo di conciliare il divertimento di chi frequenta questi parchi al legittimo riposo di chi invece risiede nelle vicinanze.
Dai banchi dell'opposizione si chiede anche un aumento del personale della Polizia Municipale. La consigliera di Forza Italia Silvia Sardone, che è tra queste, spiega come 32 pattuglie dei vigili in servizio durante la notte siano utilizzate per i presidi fissi, mentre ne rimangano soltanto 8 a disposizione del controllo del territorio. E per questa edizione è tutto, vi ringrazio per averci seguito, ci rivediamo tra poco, vi invito a rimanere con noi per sapere quelle che sono le ultime notizie di Milano e della città metropolitana. Per il momento è tutto, a tra poco.